Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa terza puntata di Free Talk. Bentrovati, grazie per averci seguito settimana scorsa con l'argomento appunto che abbiamo trattato. Nuova puntata, quindi nuovo argomento e nuovi ospiti. Quello che ci domandiamo oggi è questo: com'è cambiata la sessualità nel tempo? Ne parliamo con Alessia Bergamo, Miss Trans Italia 2013. E ne parliamo con la dottoressa Silvia Pasqualin, buonasera, psicologa e sessuologa. Inizierei subito dalla dottoressa. C'è stato un anno importante in cui c'è stata proprio una svolta della sessualità. È iniziata a cambiare proprio la visione di sessualità. E se non sbaglio è l'anno 1973. Sì, poi quindi un'evoluzione vera e propria, quindi un'evoluzione vera e propria c'è stata. Sì. C'è stata, può testimoniarcelo anche Alessia, che è stata premiata come Miss Trans Italia appunto nel 2013, quindi anche lei è proprio testimone di un cambiamento appunto. Beh, diciamo che per fortuna i tempi d'oggi oramai non fa più scandalo la donna che si masturba, la transessuale in televisione. Però c'è una piccola frecciatina, perché ancora la transessuale è vista come prostituta, sempre vista come prostituta, ma non è così per tante, per carità ci sono quelle che lo fanno. Però nel mio caso faccio spettacoli nei locali, nei night club di Spogliarello, sono la prima transessuale, oltre ad aver vinto un concorso di Miss Trans Italia, sono la prima transessuale che si spoglia nei night club dove sono abituati a vedere le donne. Quindi anche questa cosa fa capire che ormai siamo in un mondo con la mentalità aperta. Sì, ecco. Stiamo viaggiando. E infatti io volevo fare una domanda alla sessuologa. E per quanto riguarda le trans, cosa ne pensa lei del nostro mondo? Penso che abbiamo tanto da imparare. Credo, noi che nasciamo in una comfort zone che è il nostro corpo, ok? E invece ci sono delle persone che per diversi motivi non nascono così e quindi hanno il coraggio e hanno la perseveranza di intraprendere un cammino non facile, con della sofferenza, ma non per forza soffrendo, che è diverso, no? Da dire avranno una vita in cui soffriranno sempre. Non mi pare. Nel mio caso la sofferenza c'è stata, ma nella pubertà, ma non per me, per la gente, perché mi prendevano in giro a scuola, a catechismo, mi prendevano in giro in qualsiasi posto, io infatti non uscivo mai, pensavo di essere in difetto, non riuscivo a capire bene lì 13-14 anni cosa avevo, perché mi piacevano i maschietti, perché giocavo più con le femminucce anziché giocare a calcio. E non capivo, pensavo che ero in difetto, ecco, ma poi crescendo ho detto, ma perché devo soffrire? Poi conoscendo sempre, crescendo, sapendo ancora di più, ho detto il mio sogno è diventare una donna. E quindi a 18 anni ho incominciato a fare il mio percorso e adesso non mi manca niente, sono tranquilla. E amen, chi non mi accetta, non mi frequenta, amen. Monica, non è che per forza mi devono accettare tutti, quindi esatto, sono arrivata a una mentalità, una serenità mentale, ecco. La consapevolezza di quello che sei, che è una cosa molto importante. Infatti. Io sono d'accordo con questo discorso, perché secondo me il tema dei transgender è ancora un tema un pochino tabù. Nella società reale, nella quotidianità si sta intendendo, perché spesso sì, magari intellettuali ne parlano con una teoria molto bella, poi la quotidianità, il mondo è un po' diverso, sì, perché molte persone si fanno spaventare dallo stereotipo, appunto come lei diceva, della per forza dell'abbinamento transessuale e prostituzione, ma no, non è detto, cioè sono esseri umani con le risorse e talenti come
come tutti noi. Anzi, a volte anche di più, soprattutto in doti artistiche, no, dottoressa? Come risorse sicuramente interne ed emotive e psichiche proprio, serve una gran forza e una grande energia per andare avanti. Però attenzione, io voglio precisare una cosa, non è che la transessuale è contenta di andare sulla strada a battere. Per esempio. No, cioè, gli tocca tante volte per andare a fare la spesa, ragazzi. Tante persone non ti prendono a lavorare in un lavoro normale perché sei transessuale. Sì, sono, ti fanno 20.000 scrupoli. Io all'inizio, quando ero ancora nella transizione, che non ero proprio trans, ma ero, diciamo, un ragazzo effeminato, un travestito, io facevo molta fatica, ho fatto molta fatica a trovare un lavoro normale. Sì. L'ho trovato in fabbrica, perché all'inizio giustamente mi servivano soldi per fare la chirurgia estetica, perché una trans ha bisogno di chirurgia estetica, quindi cosa fai? Dove li vai a prendere i soldi? Ho lavorato in un stabilimento, un cotonificio, ma perché ho avuto la pedata nel di dietro, diciamo la raccomandazione, ecco, che conoscevo un amico del capo che mi ha presa, perché altrimenti il destino di chi sceglie di intraprendere un percorso di transessualità è molto difficile trovare un lavoro normale. È vero, io lo ma non per noi, lo per la gente. In alcune interviste, appunto, alcuni transessuali spiegavano che un lavoro normale per loro è impossibile, perché vengono comunque esclusi a prescindere. Ma anche cioè, il più è semplice, una questione di paura, anche il più sociale. Umile, fare le pulizie, lavorare in un bar, perché, lavare i piatti in un ristorante. Ma è più difficile per un titolare valutare il vero talento al di là di questo stigma, di questo all'età dell'apparenza, perché solo il fatto che una persona è transgender crea paura, crea disordine, cioè crea un movimento, disorientamento ma forse sociale. Perché è anche la stessa persona che magari si pone dei problemi, ha dei tabù. Io comunque vorrei porre anche l'accento sul fatto se si tratta effettivamente di identità, questo transgender, oppure di ideologia, perché comunque noi nasciamo o uomo o donna, dopodiché con il passare del tempo magari indossiamo l'abito che più ci sentiamo, però trovo che ci sia anche confusione nell'identificare proprio la terminologia giusta. Beh, diciamo che ognuno di noi ha una parte maschile e una parte femminile, tutti siamo fatti così, solo che c'è, come nel mio caso, chi ha una... come si suol dire, una parte più femminile dentro, ecco. Non è che un giorno mi sono svegliata e ho detto voglio fare la donna, voglio essere certo, transessuale, voglio essere una bella donna. No, non è così, già da bambino, già all'asilo, io ricordo una cosa, quando si facevano le riunioni con i genitori, all'asilo già le maestre avevano capito qualcosina, perché io giocavo sempre con le femminucce, anziché giocare con i soldatini e le macchinine, prendevo le Barbie, le pettinavo, stavo sempre con le ragazze. E quindi ricordo appunto la maestra che disse ai miei genitori, guardi, suo figlio, perché era un bambino, è molto dolce, è un bambino molto delicato, ecco. I miei questa cosa l'hanno capita male, ecco, siccome sono molto religiosi, tutti di chiesa, hanno pensato che era un dono del Signore, che dovevo diventare prete. I miei mi fecero fare un anno di seminario, mamma mia! Guarda. Beh, infatti volevo agganciarmi che l'identità di genere è una cosa che a piccole pillole la prendiamo per tutta la vita, no? Ideologia. Abbiamo continue conferme, diciamo. Però proprio all'età scolare, quindi inizio con l'asilo, verso i 3 anni, c'è lì la propria, è lì che il bambino o la bambina si riconosce come maschio o femmina. Quindi in quel momento lì c'era già dentro qualcosa di te, in questo dentro, caso, ovvio, una forma di consapevolezza, però tu chiaramente eri piccolina. Non capivo, non avevi ci facevo caso, esatto. La mettevo da parte, ecco. Eh sì.
E appunto i miei genitori invece non volevano accettare, perché i miei genitori siciliani del sud, guai ad avere un figlio transessuale o gay, guai. Fuori dagli schemi. E quindi loro pensavano, è un dono del Signore, deve diventare prete sto bambino, ma per carità. Ma poi comunque c'è tanta gente che si fa tanti scrupoli e parla male appunto dei trans, degli omosessuali, quando poi alla fine frequentano locali, a proposito del tema, come è cambiata la sessualità nel tempo, locali di, chiamiamoli, trasgressione, locali un po' particolari, di scambisti, vediamo soprattutto nel Lombardo-Veneto che ce ne sono tanti, per cui anche cambiati in questo senso, bisognerebbe vedere effettivamente queste persone che cosa cercano, queste coppie, perché magari una volta ci puoi andare giusto per vedere com'è, come funziona, ma ci sono poi anche abitué. Allora, che cosa non funziona nella coppia? Guarda, diciamo che tanti pensano che con la trans ci va l'omosessuale, ma non è così, non è l'omosessuale, detto. Io ho tanti amici gay che andiamo a fare la spesa assieme, andiamo a fare shopping e mi dicono guarda sei bella, femminile, però anche se sei una trans non mi piaci fisicamente perché hai il seno, insomma, diciamo, quindi tanti pensano che con la trans ci va il gay, no, non è così, no, secondo voi, diciamo che capita, la maggior parte degli uomini compra, che ho avuto, perché magari di fronte al, magari a delle persone no, quando mai, però poi lo cercano. Esatto, la maggior parte degli uomini che ho avuto come anche avventure non sono né gay né anche ragazzi effeminati, ma li vedo tutti con la fede al dito. Il problema è che sono persone che cercano, che sono sposate, una trasgressione, chi disprezza, ecco, vedono un corpo femminile e dicono vabbè ha quel qualcosa in più, ma chi se ne frega, perché non lo cerco, sentono accolti da una donna, però riescono magari anche a soddisfare quel bisogno maschile, sì, però, a sperimentare qualcosa di diverso che magari all'interno di una coppia si prevede la che l'uomo. Allora, quanta menzogna c'è all'interno della coppia? C'è poco dialogo. Poco dialogo. Poco dialogo. Ma soprattutto sul sesso. Tanti mariti mi dicono, mi devi consigliare, mi usano anche come una psicologa, mi dico, mi devi consigliare come faccio io a mia moglie a fare delle cose un po' più trasgressive, a usare il secondo canale che mia moglie non riesce, non vuole, e mi danno dei consigli, e dico, tesoro, ma guarda, ma bisogna parlarne con tua moglie, sicuramente non con me, quindi io sono la persona più... Tu sei una persona esterna, non accogliente. Non c'è dialogo fra le coppie. Accogliente, quindi... ti usano per confrontarsi, sì, no? Sì, sì. Però proprio per questo, perché serve come un aggancio per poter parlarne con qualcuno, perché dentro si ha paura di rompere qualcosa che probabilmente è già un po' fragile. Ma perché loro sanno che già la moglie dice di no. Da mediatore. Pensano magari che dica di no, e quindi a priori, no, nel dubbio non chiedo neanche. Ah, per paura che e poi anche c'è, a proposito sempre del titolo, anche tutto questo sesso via internet, per cui la moglie viene virtuale, anche accantonata, no? Virtuale, impacchettata, messa in parte, perché comunque le soddisfazioni te le prendi rimanendo anonimo attraverso i filmati via internet. No, però attenzione, non diamo tutta la colpa all'uomo, ma anche alla donna. E perché anche stavo, la donna stavo per dire che certo, a volte ci si impacchetta e ci si mette in parte, capito? Sì, diciamo che la donna a volte quando va a letto con il marito si mette il pigiamone, i mutandoni della nonna, è vero, in di là. Capita, è vero. Invece l'uomo vuole vedere un po' la moglie, anche la propria moglie, che sono sposati da tanti anni, con la lingerie sexy, con l'autoreggente, con le calze velate. Però Alessia, belle parole, ma sexy. Belle parole, ma dopo una giornata di lavoro, lava, cucina, figlie, ma non è tutte le vai a letto sere. Col peggio che hai. Non dico tutte le sere, ma una volta ogni tanto. Ma io credo che il sesso... venga abbinato anche un po' a una stimolazione dell'immaginazione, della creatività, e forse per quello che è importante. Sì, ma perché l'uomo ha bisogno di piccole cose anche per, ecco, per lo, che forse lo sprint quotidiano, esatto, anche per lo sprint quotidiano, la creatività che spesso viene in alcuni contesti un po' smorzata, perché creerebbe degli schemi nuovi e non i conservatori, ma creativi, quindi nuovi, però serve questa spinta, la creatività e la conservazione. E la creatività, secondo me, deriva dall'immaginazione e anche dalla sessualità, e quindi è giusto che
una moglie, una compagna, stuzzichi anche questa parte ogni con tanto crea un la sensualità, esatto. Con il marito. Però non dico la praticità di tutti sarebbe i giorni sarebbe bello, in me, però vorrei vedere quante coppie, tu che casistica hai, non so, di over 50 che usano magari piccole astuzie per riuscirsi a piacere ancora un po'. Questa, ad esempio, è bellissima la cosa che ha detto. O cose così, sono le prime cose a cui si ricorre per tentare, no, di aggiustare la cosa. Ma diciamo, il classico vibratore, una coppia, perché non deve usarlo, che è un giochino in più? Perché ma io no, che si fanno vorrei, no, lanciare, problemi? Vorrei lanciare una provocazione, dato che siamo praticamente certo. tutte donne. Ma perché l'uomo non prova a fare qualcosa, invece, anche lui, per rendersi più piacevole, per stimolare di più perché anche perché la donna noi. Che fa sempre la geisha, la badante, l'uomo vuole l'uomo tutto questo, poi esce e vuole dell'altro, ma dalla è donna vero. Di casa il pasticcio fatto spesso in casa, così. I tortellini e poi devi stendergli il tappeto rosso per chi arriva. Forse un po' alcuni cercano la mampo, mamma, moglie, alcuni, altri, sì, alcuni poi, sì, e poi cercano fuori la e vorrei amante, vedere all'interno diciamo, di questa cosa. Pressione fuori, la donna del focolare sì, in casa. E vorrei vedere però, mentre magari fai un po' di sesso con la moglie che hai sposato ormai da 40 anni, col bigodino in testa, magari la maschera al viso, che cosa stai pensando per riuscire un po' ad eccitarti? Penserai a un pezzo di, come Alessia. Ma perché non dirlo alla di moglie? Gnocca. Ma perché non dirlo? Ti vorrei un po' più sexy, anche se sono passati 40 anni in una coppia. Si può sempre risvegliare l'atto sì. sessuale in una coppia che ormai è spenta, con dei giochini, con dei vibratori, con della lingerie sexy per lui, per lei, con dei giochini nuovi, che ai tempi d'oggi. E magari cambiare anche, al posto di farlo in casa, come fai abitualmente, non so, la porti in un albergo, non so, io, fai un qualcosa di diverso, sopra la lavatrice. La vita sessuale fa parte della qualità di vita. Esatto. È una buona sessualità, fa parte della qualità di vita che soprattutto negli ultimi decenni tanti cercano, no? Viaggiare di più, star bene con se quindi stessi. Che consigli si possono dare per risvegliare, insomma, questo rapporto spento? Parlare. In una coppia che è insieme da parecchio tempo. Come parlare. Prima cosa parlare. Parlare. E poi? Parlare, dirsi ciò che piace, ma ancora prima bisogna capire ciò che ci piace. Perché così so come anche ricercarlo e spiegarlo anche all'altro o all'altra. Perché non è che noi nasciamo e sappiamo fare sesso. Dobbiamo un po' imparare. È e una spesso, scoperta, no? E spesso questa cosa viene data per assodata. Cioè, ma far sesso è naturale, è nel nostro istinto. Accoppiarsi è naturale, riprodurci è naturale nel nostro istinto, però fare del buon sesso e avere una buona sessualità è una cosa che va imparata insieme con il partner che si ha in quel momento, perché poi cambiamo partner e cambia la modalità della Io sessualità. Cioè, mi ha fatto venire in mente una cosa ora questo discorso, che ci sono anche i matrimoni bianchi, leggevo, che sì, sono quelli senza, con l'assenza di sesso sì. addirittura. Con persone che sono in accordo. Io li chiamo sepolcri bianchi, perché comunque nella facciata è bellissima, sì. all'interno trovi tanta putredine. Ma allora, ma è una cosa naturale, ma perché non no, farlo? No, beh, mi è venuto è in mente una cosa che esiste fra la casistica, sporca, insomma. Poi dopo è una scelta personale. In questi casi non credo sia perché è vissuto in maniera sporca, credo sia proprio perché c'è un mettersi in gioco a nudo, ok? Nel profondo proprio, e quindi non si riesce a farlo. Magari c'è l'accudimento, c'è una forma di attaccamento nei confronti del partner, che magari può essere visto, no, come più una figura di riferimento piuttosto che una figura che ci può recare del piacere. Perché poi, ritorno a quello che ho detto prima, è importante anche capire cosa ci piace. Quindi conoscere se stessi, conoscerci. Sai cosa, è vero, è importante. Sai quale esercizio sarebbe bello fare, secondo me? Rivedere un attimo il film della propria vita. Ci si siede come coppia davanti a una parete bianca e si guarda e si parla come eravamo, come siamo e come possiamo arrivare, dove vogliamo arrivare. Anche un po' parlare di coppia. Anche questo. Osare a chiedere al proprio partner o donna che sia, uomo forse che sia. Ci si vergogna. Ma forse si ha paura, anche forse del giudizio. Hanno paura del giudizio, perché sì, parlare apertamente col partner, poi c'è il pensiero, oddio, cosa penserà di me?
Sì, sì, bravo. Se il marito chiede un giochino particolare alla moglie, la moglie poi magari si può arrabbiare, lo prende per porco depravato, ma poi sto uomo, lei non sa che lo va a fare con un'altra poi. Quindi gli uomini sono da accontentare. Io per carità li conosco bene, perché mentalmente ogni tanto mi esce la parte maschile nel ragionare, ma poi quindi li conosco bene. Ma dopo si ha anche l'idea che l'uomo fino a 90 anni è un leone e che la donna invece magari invecchia, si spegne, è più stanca. E invece no, sembra che invece dopo i 50 la donna sia un pochino anche più attiva, quindi bisognerebbe anche apprezzare chi hai davanti, nonostante ci sia la rughetta in arrivo, nonostante ci sia magari un seno un po' più cadente, no? Sì, sì. Assolutamente, poi soprattutto ultimamente le statistiche hanno fatto vedere che arrivano in terapia di coppia persone dai 60 anni in su, perché il nido si svuota, i figli crescono, se ne vanno. E tu resti lì che con il vuoto esistenziale, che cosa ci diciamo, cosa facciamo? Esatto, e lì viene fuori la crisi, mentre prima avevamo i figli, avevamo il lavoro. Tutte le giustificazioni, no? Sì, io li chiamo gli alibi. Avevano i nipotini, magari più nipotini, a cui magari adesso magari la media delle nascite è un po' diminuita rispetto magari a meno nipotini. 30 anni e meno nipotini a cui badare, quindi è quello il problema, perché quello. La generazione noi 80 diventiamo genitori molto più avanti, 80, quando i nonni sono già vecchi, quindi c'è quello stacco di tempo in cui la coppia rimane lì e dice Madonna, cosa facciamo adesso? Si trova a ricostruire appunto, no, la propria sessualità, la propria storia. Ha modo di poterlo fare, il problema è che non abbiamo gli strumenti forse. Una coppia ha pochi strumenti e quindi deve andarli a recuperare da qualche parte. Ci vuole fantasia, ci vuole... Un progetto che io ho in mente, infatti adesso, ruolo, è quello di fare non se ne parla mai. Per esempio cambiarli, per esempio, no? Una donna che lavora di più rispetto all'uomo che invece va in pensione prima e chi si prende cura della casa. Ma ai tempi d'oggi anche l'uomo fa le pulizie a casa, cucina, se lavora anche la moglie. Quindi oramai non c'è più uomo, donna, donna a casa, uomo lavoro. C'è ancora un po' questa mentalità che se la donna guadagna di più, si fa fatica ad integrare. E poi l'uomo si sente, alcuni uomini, non tutti per carità, alcuni uomini si sentono un po', fra virgolette, deboli perché la loro partner guadagna di più. Si sentono un po' come mantenuti, no? Quindi a loro un po'. Proprio perché in natura questa cosa. È l'uomo che andava a caccia, è l'uomo che portava a casa il mangiare. Noi stavamo a casa a curare il nido. Però adesso ai tempi d'oggi la donna però sta mettendo i pantaloni, vuole essere, va adesso, bene la parità dei sessi. Adesso lo sta esagerando. Perché stanno diventando le donne più uomini degli uomini. Infatti questa è e una l'uomo cosa... sta cosa la vede e si lamenta perché la donna oramai pensa a lavorare, sempre stanca, però non io fa più sinceramente niente, apprezzo questa e lo vanno nuova a cercare tendenza. Altrove il sesso attente, mie care questo donne. Scambio, è vero, però questo me, scambio io, di ruoli. Un pochino lo apprezzo perché comunque le carriere sono nei decenni scorsi sono sempre state diciamo prevalentemente maschili e adesso a Milano leggevo questa tendenza di che alcune multinazionali stanno attenzionando le donne manager e sinceramente sono un po' contenta perché dopo decenni che le carriere sono sempre maschili. Da una parte sono d'accordo, insomma, dall'altra però se vuoi procreare e fare e avere qualche figlio alla fine che cosa ricordi? Ti trovi ultra quarantenne e ricorri all'inseminazione artificiale, è vero. Ricorri tutte anche quante, anche qui si aprirebbe un altro capitolo, un altro argomento insomma alla fine. Credo che sia una sfida per noi donne di adesso riuscire poter prendere questa cosa di fare una carriera oppure guardare i propri interessi e poter avere anche una famiglia, perché ti fanno è una nuova fare sfida. Delle scelte, sì, cioè la società di adesso, relativismo, ti fa fare, vuoi fare la carriera, vuoi avere dei figli, vuoi diventare mamma, ovviamente nel mondo in cui siamo catapultati, guardiamo magari un po' di più ai soldi, vorremmo fare carriera. Dopo però ci accorgiamo a 50 anni che forse tutto sommato sarebbe meglio aver avuto un figlio, allora andiamo in qualche frigo a prendere qualcosa da impiantarci oppure ce li facciamo mandare via posta, via internet. Ma anche perché ai tempi d'oggi lavorano troppo, quindi stressati, non riescono a rimanere incinte, vari problemi sia per lui che per lei. Si deve un po' pensare anche a rilassarsi.
sia, ecco. Infatti quello che dicevi prima, no, sul pensare qualcosa per far divertire oppure giocattoli eccetera, io l'ho ridotto proprio magari all'osso pensando trovare del tempo per la coppia. Che manca questo tempo qua. E poi lo vanno a cercare altrove. Io ribadisco sempre. Brava lei, la veramente. Perché non fai la consulente per le case? Dire, è signora, vero. Stasera le consiglio questo, finché i mariti sono fuori. Beh, lavorando nei nightclub, io vedo prototipi. Shop e consulenza. Sì. Lavorando nei nightclub, io non è che parlo così a vanvera. Vedo tanti uomini che mi chiedono consigli. Mia moglie questo non lo sa fare, non mi sa fare il lavoretto di bocca e arrivo a casa, non mi stuzzica ed è qua. Insomma, tanta solitudine legge comunque. Mi sembra che tu lega tanta solitudine letta magari attraverso altre chiavi. Non hanno quel, come si suol dire, quel pizzico di fantasia con la moglie, ma lo riescono ad avere con altre, a pagamento, diciamo. Perché poi io vi ringrazio perché abbiamo finito. Protezione donna del focolare. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ce ne sarebbe tanto molto altro perché ci sarebbero tantissime cose da dire. Abbiamo detto un bel po' di cose. Io ringrazio Patrizia Ferrato per essere stata mia ospite. Monica Castellini, grazie a tutti. Alessia Bergamo, grazie a tutti. E la dottoressa Silvia Pasqualini. È stato un piacere. Io ringrazio voi per averci seguito. Voglio invitarvi a seguirci anche sui social, quindi sulla nostra pagina ufficiale Facebook e anche sul profilo Instagram mio personale. Per commentare insieme a noi le puntate, l'hashtag è FreeTalk. L'appuntamento con noi è fissato per settimana prossima. Stesso orario, stesso giorno, stessa rete, gli argomenti cambiano, ma sicuramente non il canale. Voglio ringraziare il negozio di abbigliamento bianco di Tiene per il mio outfit, voglio ringraziare Antonella Cozza, make-up artist, per il mio restyling totale e ci vediamo settimana prossima. Grazie.